Siamo a Mediglia, in provincia di Milano, nell'azienda agricola dei fratelli Scotti. Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad un costante aumento della produzione dello zucchino da pieno campo in questa area, grazie alla vicinanza con i centri di trasformazione della grande distribuzione. In questo modo i coltivatori sono in grado di conferire ogni giorno, da maggio a novembre, un prodotto sempre fresco. Siamo davanti ad un campo di 5,5 ettari dedicati allo zucchino Aloa. Ora uno dei titolari dell'azienda, Giorgio Scotti, ci spiegherà perché ha fatto la scelta di coltivare Aloa. È da oltre 30 anni produciamo zucchine. In questi ultimi anni abbiamo scelto la varietà Aloa perché è una pianta molto rustica che si adatta bene in questa fase autunnale della stagione. Sembra avere delle buone tolleranze ai patogeni fungini e quindi riesce a produrre anche nell'autunno inoltrato, anche nei mesi di novembre, quando si spuntano dei prezzi buoni. E produce dei frutti molto lucidi, cilindrici, ben dimensionati, soprattutto un frutto molto buono. Ci troviamo ora in un'altra azienda della zona di Milano, l'azienda agricola San Maurizio di Merlino di Paolo Locatelli. E ci troviamo su un campo di 7 ettari coltivati con la varietà Sayonara. Sayonara perché si presta in modo ottimale alla coltivazione nei periodi più caldi, da giugno fino ad agosto. Susseguito da Aloa, permettendo di produrre con quantità e qualità anche durante l'autunno, quando il prodotto manca nel mercato. Ne parliamo ora con Gianni Locatelli dell'azienda San Maurizio. Questa azienda è partita con pochi ettari circa 10-12 anni fa, arrivando agli attuali ettari in coltivazione che variano fra i 120 e i 140 ettari. Abbiamo scelto come partner Claus perché le loro varietà dal punto di vista fitosanitario resistono molto, difatti non accentuiamo tanto quei trattamenti. Partiamo nelle nostre semine con Opera nel periodo primaverile, poi passiamo a Sayonara, un frutto omogeneo, costante, chiude a 40-45 giorni di raccolta totale. Nella prima fase abbiamo avuto circa 3,6-3,7 kg a pianta, per chiudere con Aloa. L'anno scorso abbiamo avuto con Aloa una raccolta che si è protratta fino alla prima gelata del 21 di novembre. Siamo nella parte dello stabilimento dell'azienda agricola San Maurizio, che da ormai 5 anni ha portato a una forte espansione della coltivazione dello zucchino, che riusciamo a garantire una freschezza che altri faticano, perché siamo in una zona di produzione che è vicinissima alla grande distribuzione, quindi noi riusciamo a raccogliere il prodotto in giornata e in giornata viene spedito, la mattina successiva il prodotto si trova nei banchi. Sayonara risponde meglio sotto la parte produttiva, è un prodotto che ha un colore che è piaciuto molto a tutti i nostri clienti, hanno apprezzato molto bene questa varietà ed è quella che oggi stiamo puntando quasi per il 90% della produzione. Anche per quanto riguarda la parte della lavorazione meccanica si segna meno rispetto ad altre varietà. Vi ringrazio per l'ospitalità, grazie Paolo, grazie Davide, grazie Gianni, grazie Davide.